Buonasera, 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 bentornati. Questa sera, forse per l'ultima volta, su Final Fantasy VII Remake Intergrade, con l'episodio di Yuffie. Ora, siamo tornati in città, quello che ci rimane da fare, altro non è che, mi sembra di capire, infiltrarci nell'headquarter della Shinra. Pam! Cosa ho fatto? Forse non dovevo. Ah, sì, c'è il. Sono le cose del. Come ci arrivo lì sopra? Vabbè, non è rilevante. La vera domanda è come arrivo alla missione principale. Probabilmente passando di qui. Guarda chi c'è! Can't believe those freaking morons. They damn near got themselves eaten trying to hide that stupid poster. You stay away from that factory, you hear? Place has monsters coming out of the Ok. Va bene, sta lontano. Guarda chi c'è! Why, hello there! Forgive me for saying, but you remind me of a dear friend of mine. Perhaps you've met him. I don't know. Is he Shinra too? Perhaps, perhaps. My name is Roche, by the way. Bene. Ordinarily, your ill-concealed hostility and exotic wardrobe would give me pause. But not today, for I am here on business of a personal nature. Va bene. Looking for my aforementioned friend. What's his name? Oh, I only wish I knew. But I can tell you that he has a real need for speed, as they say. Need for speed, while he hosts okay. A very large sword, his first love is plainly his mount. Yeah, he sounds great. Say, is that Fort Condor I see over there? Play? I'm always ready for a round of Fort No, you're Condor. No, you know. Though, I suspect a delicate flower like you would wither if exposed to my scorching passion for the game. Okay. Maybe after some practice. Mannaggia, guarda, ci tenevo proprio a fare una partita adesso con te, però. Che miseria. Ma perché siamo qui di preciso? Ah, perché stiamo andando alla Shinra, certo, col treno. Sì, sono pronto. Certo, perché siamo alla stazione dei treni. Per prendere il treno, ovviamente, pezzo di deficiente che non sono a. Please note that the Sector 5 Undercity Station is closed until further notice. Thank you. Shh. Splinter Cell's done its best to make things hard for you. Miss this train and there's no telling when the next will be. Okay. Looks like it's now or never, guys. What kind of operation you run? Sorry we couldn't give you a proper send-off. Just know that we're rooting for you, okay? Grazie. Che carina. All aboard! Non facciamoci sgamare. Porca troia. È il treno per Lucca. Ah, ok. Oh boy. It's gonna be sick. Ha il mal di treno? As long as I'm standing up. Wow, ok, non sembra. Allora, io. Io non. Non voglio essere quello che. No? Però. Cioè. È un po'. Un pelino. Fraintendibile. No? Magari sono io. Laugh. Melfi, always got motion sick. Non state aiutando. Boats.
sure trains would have done it too. Chi? Who is Nalfi? My sister. Ah. Perché parli al passato? Your father at the same time as me. And she had such promise. Had? The war was ending. But a Shinra mech went haywire near a crowd. And she had to do something. Ma somiglia a Yuffie? Sono razzista io? O... Ma non stava sottintendendo quello, credo. Forse sì. Però è comunque una cattiveria da dire. Cioè, nel senso, anche se fosse che stava sottintendendo quello, non vedo perché tu debba... Non lo so. Non capisco, onestamente. Per favore, Mr. President, I am asking you to reconsider. No, begging. The Sector 7 Undercity is home to more than 50,000. Director Twisty. At least let us issue a warning, sir. The stench of the director's cowardice fills the room yet again. Che stronzo. Reeve. Progress requires sacrifice. Learn to live with it. Criminals come. Get the hell out of here. The elevators are right there. Let's catch one. You're up, Heidi. Loro prendono l'ascensore, vedi. Ma scusami, li fanno passare con armi e tutto quanto? Non c'è tipo un controllo all'ingresso? Salve. What floor? The basement. Advanced weaponry. Going down. Doors closing. Perfect. Just perfect. But oh, how the mighty are fallen. Wutai, colluding with Avalanche and resorting to terrorism? I always thought the Wutaians an honorable people. They used to be, certainly. But now, now they're nothing but blood-sucking flies buzzing around Shinra's face. Would you not agree? In light of recent events, I mean. I would. 100%. What a lovely smile. Open up! I think not. Foreign visitors should take the scenic route and savor the opportunity to meet our latest autonomous weapons. Va bene. Si può fare? Damn it. Vabbè, non è che abbia fatto... Cioè, siete comunque dentro la Shinra. That was Scarlet, director of advanced weaponry. It was one of her machines that killed Melfi.
Calm down, Sonon. Calm down. Remember, we're here for a reason. Right, boss. I'm sorry. Don't be. I was ready to strangle her myself. Posso dire che l'outfit di Yuffie è invecchiato malino, forse è quello che è invecchiato peggio di tutti. C'è il braccio così tutto bianco, grosso, non ha senso. Più che non ha senso, non è esteticamente piacevole, secondo me. Non lo so, rispetto al Chocobo out, Chocobo, rispetto al Moguri outfit, non lo so, non c'è paragone. Molto meglio il Moguri outfit, secondo me. Non ho abbastanza soldi per prendere tutte e due le cose. Minchia, ma Yuffie ha delle statistiche altissime, è solo una mia impressione. Forse perché è già alta di livello. La piazza è un bel amuleto protettivo. Ma la magia forse è meglio. Per lei sì. Dai, pigliamoglielo. Ok. Di qui non si entra. Nada. Ok. Unlike my old man, I'm not some lazy drunk. I fight for what I believe in. Something he'd never understand. Wonder how he's holding up. Behind bars, you mean? Not well, if the government's got anything to say about it. Good on him. He knows where he belongs. It's my master you're talking about. Mind me off him a little? You know what? That's wrong. Not exactly my favorite talk. It's only gonna make me mad. Lei lo odia proprio. Luckily, I know exactly how to line things up. With a little experiment. Just don't go dying on me. That might be a ce la possiamo fare. Vedo già. Criora sull'annientatore? Ma sì, dai. Non è debole il... No! Ma cazzo, è messo male. Sì? Scusami, non era debole al fuoco lui? Sono pazzo io? Beh, lui possiamo semplicemente menarlo così, no? Direi di sì. Che danni che facciamo in combo però, eh? Porca miseria. Non c'è mica da ridere. Quindi, secondo round? Chi è? Vabbè, facile facile. Ce ne sono sempre ancora, Yuffie.
Chi è? Dissuasori. Ok, ho capito come funziona sta roba. No, no, no. Praticamente è questo attacco che fa il danno elementale. Va bene. Ok, facile facile anche questo. Una volta che capisci come funziona è più facile. Perché lo lanci, poi una volta che lo lanci lo puoi recuperare. A meno che non attacchi melee. O a meno che non ti facciano danno gli altri, mi sembra di capire. Andiamo. E beh, facile in realtà, eh. Dai, amichetto, vieni ad aiutarmi, please. No. Ah, certo, devo abbassargli le scale. Meglio pigliarsela che lasciarla qua. Madam Director, the intruders are about to reach the research facility. And we'll let them. Meanwhile, find out what it is they want. You do have eyes, don't you? Then you can see that while they are simpletons, they've made it further than any normal Wutaian ever could. Clearly they are ninjas. Teenage ninjas. And they've come such a long way. We simply must roll out the red carpet. My trusty steed should provide a fitting welcome, I think. Keep me apprised, would you? Ma'am, cut system power to the research facility. Bar access to confidential data, then retrace their steps. Find out why they're here. Above all, do not let them out of your sight. Sir! Sir, sono spariti. Sir, non li vediamo più. Disastro. Ah, quindi possono recuperare MP anche loro. 15° piano sotterraneo, produzione e armamenti, ok. Vabbè, non valeva ancora la pena. O forse sì. Easy. This their idea of mood lighting? Cause it's bad. Might be the power. That thing's off too. Talk about hitting the jackpot. This must be where they make their materia. Maybe. Sì. E come apro qua? Totally. After I grab a few souvenirs. Il sistema non è attivo, quindi devo attivare questo coso. Come lo attivo? Da qui. Vai. Anche se ci facciamo sgamare va bene. Level 1 power grid online. Che ho fatto? Ho rotto tutto?
Oh, hey, nice. Cosa abbiamo ottenuto qui? Materia ninja? Che cazzo è una materia ninja? Attacchi sinergici. Sinergia, tiro R1 più triangolo per parte. Colpo a segno. Ah! Minchia! Non male! Non male! Quindi per forza lo devo dare a Yuffie, mi sembra di capire. Proviamo. Dov'è? Qua, ninja. E cosa faccio? Lo attivo al secondo livello? No? Ah, forse devo andare tipo di qua. Dove dobbiamo andare? Di qua. Lei è molto veloce sui... sulle zone in bilico. Un fiocco. Fiocco, cos'è? Tutte le attrazioni del pistolo durante le... attrazioni della magia. È comodo, eh. Comodo, però la potenza magica, vabbè che mi toglie il 10%, ma mi permette di utilizzarlo, quindi a sto punto sai cosa. Penso che mi convenga, sì. Ma che devo fare io qui? Posso andare di qua? Posso... forse posso entrare nella porta? Ah, sì, perfetto, nice. Bracciale elevato. Quanta roba stiamo trovando? No, per... no. Per tre materie te lo scordi. Te lo scordi. Oh, e questi? È davvero button smashing il loro sistema di combattimento, eh? Il sistema combo. Che a me fa solo che piacere. Più ci allontaniamo dalla parte RPG, più io sono felice, onestamente. C'è qualcosa? Ho visto male io? No, ho visto male io. Questo mi fa ben sperare per Rebirth, onestamente. Mi fa ben sperare... che sia più divertente, più nelle mie corde, mettiamola così. Perché dire più divertente è un parolone, magari. Però più nelle mie corde, poco ma sicuro. Oh! E questo chi è? Analisina? Non è debole un cazzo, perfetto. Discoprimento? Che vuol dire discoprimento? Laser pulsar. Me l'ha one shottato. Perfetto. Non benissimo, direi. Non ottimale come situazione. Devo aspettare che torni in vita. Seriously? Ready? Got it. Go.
No, 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 bevi. Minchia, mille gli toglie il colpo elettromagnetico, è tantissimo. Espulsione? Vai via, vai via. Vabbè, però figa, fra. Dai, ripigliati un attimo. E mo non esci più dalla combo, mi sa. Non esci più dalla combo. No, io l'ho arma, bene. Potrei anche potenziarle, però non ne vedo particolarmente l'utilità. Ma sai, giusto per dire che ce l'abbiamo. Che l'abbiamo potenziata. Vai, Shuriken Falciante. Vediamo un po' cosa offre. Perché magari ci sono robe interessanti tipo la rapidità di Tifa. PA? Cos'è PA? PA ottenuto di... ok, vabbè, sì, però non mai siamo alla fine. Alloggiamento per materia aggiuntivo, potenza fisica più 3, che è pochino in realtà. Potenza magica più 3, va bene. Tasso critico delle abilità, va bene. Alloggiamento per materia per ora lo togliamo, cioè lo teniamo via. Attacchi dall'alto, sapienza scippatrice. Come scusa? Permette di usare scippo, ok. Potenza fisica, potenza magica, va bene. Attacchi dall'alto te li puoi tenere. Potenza fisica, attacchi base più 5%. Va bene. Penso che sia più alto di più 5, sì. Perché è sopra il 100 il suo danno, quindi dovrebbe essere migliore. Potenza fisica più 2. Come più 2? Ma è un cazzo più 2, scusami. Ma davvero sto sprecando punti per più 2? Vabbè. Più 100. Ma ste armi sono quelle che trovi tipo in early game, che ti danno niente. Magicità, infici di parole, alloggiamento normale del collegamento, potenza fisica più 4. Top, posto, buono, andato così. Fanno un po' cagare perché... hanno senso se davvero le trovi in early game su 40 ore di gioco queste armi. Viste così, ehi, è quello? Asta mistica, ma dai, ma l'ho appena cambiata! Ma allora... come è messa? Non vale la pena. Posto così. A posto così, guarda. Oh, guarda dove siamo. Siamo tornati lì, penso. Ma era sopra o sotto? Level 2 power grid online. Initiating Mako energy saturation. Deploying security grid. Not long now, my precious. E non lo so, però noi dobbiamo andare di qua. Penso, no? Dov'è che sta tutta la materia che stavamo guardando prima? Non c'è più? Non comprendo. Quindi tutte le materie che vedevamo prima non possiamo ottenerle in alcun modo. Mi stai dicendo questo? Ha molto senso. Before you got here, I did a little bit of recon. Found out what they want. Free elections, workers' rights, fair distribution of wealth. They don't see the world how we see it. And when you look at the world, what is it that you see? Homes bombed to dust.
plumes of gunsmoke. Bello. Bleeding. Bloodshed. Me too. And I'll never forget. Ho capito adesso. I Wutai sono una frangia estrema. Cioè, non è che sono una frangia, sono proprio un modo di pensare molto più estremista, perché loro evidentemente hanno vissuto la guerra contro la Shinra, mentre, diciamo, la Avalanche vede solamente la parte triste, ovvero la distribuzione della ricchezza inequa, il fatto che i lavoratori vengano sfruttati, lo sfruttamento della Mako, il rischio per il pianeta. Per loro è più una questione di sopravvivenza vera e propria. You ate it. You sound surprised. Man, I'm glad you're here. Likewise. It really helps, knowing I'm not alone in all this. Yeah, same here. Quindi? Mi sono mangiato l'ultimo. Potevi almeno chiedergli se lo voleva. Probabilmente il modo per tornare indietro era utilizzare l'ascensore che c'era lì sotto. Mi sa. Troppo tardi però. Dai che ci arrivi. Olè. Vidi, 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 vidi. Ah, salve! Che potenza, signori. Non arriviamo a livello di Tifa, però menano forte i due, eh. Come la facciamo la luce lì dentro? Con una torcia che... Che dobbiamo fare? Di qua è chiuso? Sì. Ed è rosso, quindi non ci possiamo andare. Color coding, bravissimi. Oh! Siamo di nuovo... Ma no, questo è un altro piano ancora, mi sa. Ok. Dicevamo. Vediamo se questo ascensore ci riporta dove eravamo prima. Vediamo se la mia intuizione era corretta. Era il 15° piano, giusto? Sì, dove eravamo entrati. E a questo punto più alloggiamenti di materie dovrebbero essere aperti rispetto a prima, no? Tipo questo, no... eccolo qua, tipo questo. Olè. Materia versatile. Tutte queste nuove materie.
Modelli fa riempire del genere quando si utilizzano diversi quantity B. Ok. Carina, però non so quanto sia utilizzabile effettivamente. E qui dovrebbe essercene un'altra, no? Eccola lì. Non c'è ancora una summon, comunque. So neanche se hanno gli slot per le summon loro. Materia trincerante, vabbè, della materia trincerante ce ne facciamo una sega. Abbiamo fatto la cosa magica? Abbiamo acceso la luce? Abbiamo acceso la luce. E quella cos'è? È blu? Comunque una materia. Oh. Non mi dire che devo combattere qua. Figa che legna. Non mi ammazzare Yuffie, per favore. Dai, che sto cercando di recuperare giusto il mana necessario per curarmi. Veloce, ok. Parato, nice. Non sta crepando male. Non crepare, so. Eccolo lì. Vabbè. Ma io che parla a fare? Che parla a fare? Devo curarmi velocemente. Prima che muoia. Ah, mi ha curato lui, eh. Bene, buono, buono. Non è spell. Perfetto, tutti morti. Fantastico. Turbine segreto. Hai mancato tutto, Yuffie. Hai mancato tutto il mancabile, figlia mia. Ok, non proprio tutto, mi sa. Buono. A quanto pare Sonos ci sa fare. We think so. We can't say for certain, as their behavior is erratic. But they appear to be searching for erratic. Okay. Excuse me? You mean to say that these savages have gone to all this trouble for materia? So far as we can tell, yes. How very dull. Be that as it may, I suppose I should talk to them. Ma'am. Enjoying yourselves, I trust? All by a simple hologram? How precious. But I know just what you need to loosen up a little after such a long journey. You must be so tense. Luckily, I have toys for that. All far more entertaining than this. What do you want? Oh dear. Is that any way to talk to your host? Really, though. As guests, it's more about what you want. And I think you'll find it just up ahead. Ah. Quella materia non ce la lasci? Nada. Walking into a trap, I guess. But it's nothing we can't handle, right? Spero. Ricordati che siamo nella base del nemico.
non è esattamente il punto migliore dove farsi fottere da una trappola, ti dico la verità, Yuffie. Senti, usiamo un po' di... gli oggetti, va. Aspetta, stai a vedere che adesso c'è una pausa, io mi incazzo. Scemo io che non ci ho pensato. Scemo io che non ci ho pensato. Non tu fammi fare una pausa, poi ne parliamo. Dai, 13 code di fenice, mi aspetto che bastino. Cosa dobbiamo fare qua? L'occhio, l'occhione. Non ho ben capito, però gli occhietti dovrebbero essere facili da gestire, quindi scegliamo loro. Subjects approaching test site. Test will begin momentarily. Beginning analysis. Questi sono quelli difficili. Analisina. Cosa abbiamo? Vento. Abbiamo qualcosa di vento qua? Sonon, tu ce l'hai. Un cazzo c'hai. Che cazzo devi avere tu, figurati. Trifuoco? Non abbiamo vento. Un cazzo. Vabbè, però abbiamo ninjutsu vorticoso. Che però non funziona molto bene. Sei fatto la scelta peggiore a livello di... Oh, adesso ha funzionato. Preghierina. Basterà? Non è bastato. Non mi è ben chiaro come. Dai, seccalo. Olè. Che fatichella. Motoseghe, cazzilli. Io prenderei questi. Motoseghe non mi ispirano niente di buono. Forse però scusami, davvero non abbiamo... Ok, non posso vederlo. Questi dovrebbero essere deboli ad elettro. Davvero non abbiamo ardente, glaciale? Tale glaciale, ardente, energetica. Raffinante. No, vaffanculo. Ti metto... Posso credere che non abbiamo... Non abbiamo la cosa? Beh, ti metto un'altra galvanica. No, scusami, a questo punto no. Ti metto la raffinante. E metto a te... La glaciale non ci serve qua, ti metto l'altra galvanica, mi sa... Sono abbastanza sicuro che loro siano deboli a elettro. Ho sbagliato.
Vediamo, proviamo. Eccoci qua. Ricordavo bene. Magie fulgora. Dai, facciamo una alla volta. Dovremmo essere in grado di schiopparli facili. Jutsu folgorante. Meglio iniziare a curarmi, va? Quanto mi sta scannando però? Siamo morti tutti? Circa, mi sa. No, 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 no! Sono un coglione. Pensavo che avesse ancora il coso addosso. Figa, ma che danni sono? Ah, non sono più elettrico? Che è un po' un problema. Beh, innanzitutto io mi curerei Soros qua. Io lo chiamo Soros perché è l'unico nome che mi sembra somigliante al suo. E Sonon non me lo ricorderò mai. Scusami, ma a sto punto... No, scusami, a sto punto il cazzo. Fammi usare sempre il ninjutsu folgorante. Così lui lo ammazzo così. Dovrebbe bastare così. Beh, non male, tutto sommato. A questo punto una bella dispersione. Ah, perché funziona anche con la carica elettrica? Ma dai, mica la sapevo sta cosa. Mica l'avevo capito. Ma dai. Quindi prende l'elemento che... Ma che storia. Lo prendo da qua. Ok. Che faticaccia. Che fottuta faticaccia. E qua mi sa che si iniziano con gli oggetti, eh. Iniziamo con gli oggetti, che qua la vedo dura altrimenti. Tanto gran pozioni ne abbiamo in quantità industriale. Ok, io utilizzerei gli etere, però invece no. Gli etere ne abbiamo ben pochi. Devo scegliere, allora. Io prenderei di nuovo questi, perché tanto sono facilini. Sono sicuramente più semplici da gestire, mi sembra di capire. Devo anche ricordarmi di usare il colpo, quello là potenziato, quando uso tre robe diverse. Subjects approaching test site. Questi anche dovrebbero essere deboli all'elettro, no? Me la rischio perché ci credo. Avevo ragione, meno male. Potente. Potentissima sta cosa. Analysis concluded. Continuing
Lui non lo so, non so. Lui non mi piace, vado di lui. Anche se temo di sapere quali siano. Eh sì, erano proprio loro. Sono i pezzi di merda di prima. E come li gestisco loro? Con il danno fisico e basta. C'è poco da fare. Però dai, ce l'abbiamo fatta prima. Magitech invece è debole a qualcosa. Il cazzo, niente debole a nulla mai. Ah, perché è comunque parte di lei, quindi non conta un cazzo. Scusami Sonon, te l'ho portato addosso. Scusami. Sono un pezzo di merda. Un po' troppi laser per i miei gusti, che da solo è fatta praticamente, è fatta. Dispersione doppia, let's go. Papam. Ok, posso dire che mi sembra davvero divertente. Lo so che mi sto ripetendo, però è proprio quello che intendevo quando mi lamentavo del combattimento di Final Fantasy VII Remake. E il fatto è che questo fa più o meno tutto, no? C'è la sinergia che nel gioco originale non c'era. E non parlo solo di sinergia in senso meccanica, premi L2, c'è sinergia fra i due. È proprio una sinergia fra i personaggi. Cioè sembrano effettivamente una squadra. Cosa che in Final Fantasy VII Remake originale non c'era. Cioè erano tre personaggi, ognuno combatteva per fatti suoi. Difficilmente potevi fare delle combo. Magari c'era Aerith che poteva mettere sotto Barrett il cerchio magico in modo che gli attacchi di Barrett magici venissero raddoppiati. Ok, sì, però era una roba molto singola. Qui invece tutto ruota attorno a Yuffie e Sonon è una sua estensione, diciamo, e questa cosa è ottima. Capisco il ragionamento del perché non l'abbiano fatto, perché nel Final Fantasy VII Remake chiaramente vuoi che ogni personaggio abbia la sua individualità, la sua indipendenza e la sua autonomia, anche per una questione narrativa, ma soprattutto per una questione di gameplay, perché quando si dividono è giusto che ci siano personaggi diversi e quindi tutto quanto, ok. Però allo stesso tempo mi manca questo tipo di sinergia nella squadra, mi mancava tanto. Un'altra cosa è la parte magica, cioè le magie in Final Fantasy VII Remake fanno un sacco di danno, tolgono un sacco di barra, ma costano troppo mana. Costano troppo mana. Con Yuffie invece fai poco danno elementale, ma usi il danno elementale non per il danno in sé per sé, quanto perché i nemici sono vulnerabili a esso. E quindi tu dici, ok, lo utilizzo a zero costo mana, perché i miei attacchi diventano magici e fanno danno elementale a distanza senza sprecare mana. Lo utilizzo non per fare danno, ma per effettivamente utilizzare l'utilità. Mi sto ripetendo, un po' complicato come concetto, però qui è reso molto meglio, è questo che sto cercando di dire. Anche la varietà delle abilità, cioè col fatto che io posso utilizzare quella per gli attacchi elementali, quella per raggruppare i nemici,
quella per colpire semplicemente, quella che dopo che uso le altre mi fa fare più danno e se ho la carica elementale faccio danno elementale. Cioè, mi sembra tutto gestito molto meglio. In generale, praticamente tutto mi sembra gestito meglio in questo DLC. Ma forse con lui è meglio utilizzare, no? Perché dovrebbe darmi di più? No, mi dà sempre 700. Bene, che abbiamo qui? Analisina, debole a tutto praticamente, tranne elettricità, ok. Mamma. No, luce ha solo elettricità, figurati. Ninjutsu fiammante va bene. Soros, mi cureresti con qualcosa? Oh, la parata perfetta. Perché non va? Ma facciamo così intanto. Prima di tutto prendi il cazzo, poi mi curo. Già finito il mana. Non benissimo, eh. Ok. Nice. Bravi tutti. Bravi tutti. Va bene. Mi serve una pausa però. Non ho più mana. Come lo mettiamo qua? Sono in una situazione un po' precaria. Aspetta, devo scrivere una roba. Oh, meno male, vedi? Giusto, giusto. Uno lo chiama e lui arriva. Il riposino. Non dovrebbe mancare molto alla fine del DLC comunque. Penso massimo un'altra oretta. Che ne sono? Oh, giusto, giusto, per quando devo andare a dormire. No. L'ho presa bene comunque, l'ho presa bene. Compra, allora, io comprerei mega pozioni, sì, ma etere è una quantità industriale, ne prenderei. Cosa di fenice, bello, bello tutto, etere è tipo tutto quello che posso comprare. Ah, perché il massimo è 6? No, il massimo è 9. Non è vero, posso comprarne quanto voglio, vabbè. Facciamo così, dai, 19, a posto. Dovrebbe bastare. Where are we? That thing
can't be operational, can it? Non lo so, eh. Non lo so. At long last, Wu Tai's finest deigned to join us. You've performed admirably. Quit acting all superior. We both know you're afraid of us. Is that so? Well, maybe I am. You should know there's more where we came from. Lots more. And you'll never see them coming. Just imagine a whole clan of ninjas landing on your doorstep. Oh my! We must do something right away. Well, you can't. Don't say that. Won't you at least well, you give us can't. A chance? Eccolo là. È diventato un Power Ranger. Allow me to present the latest innovation in Shinra armor. Designed by yours truly. This will be a memory to cherish for the rest of your lives. All 30 seconds of them. No, non iniziamo con le mitragliate, per favore. Ah, ci sono le sentinelle. Aia. Ma ce n'è un'altra, no? Non ce n'è più. Allora, analisi. Posso attaccare sia Scarlet che l'incubo Cremi. Sì, e mi sa che mi conviene attaccare Scarlet. Penso, no? Lui ha solo Fulgor, che palle. Ma fai così, lancia veemente. Mena Scarlet. Ci concentriamo su Scarlet a questo punto, direi. Ninjutsu fiammante. Rinforzi? Ma stronza? Ma stronza? No, speravo di massacrarla prima. Arsbelli, Sonos. Mi ricordo danza ovviamente. Vorticata sinergica. Eccoci. Dispersione fiammante. Let's go, let's go. Dove stanno? Ok. Ah, quello là è sparito? Ok, è dentro il muro, va bene. Aspetta, devo curare Soros, però vediamo. Bravo che non muori. Ok. Che botta. Curette. No, no, no. Ma bastardo. Stavolta si è spostato lui su di me. Non volevo prendere il cannone macro, ma va bene. Vortice... Sì, il vortice dovrebbe prendere tutti, no? Ho recuperato 8000 HP, la stronza. Portacci sua. Non lo prendo... Dio Cristo. Speravo di riuscire ad abbatterlo. Merda. Non vedo, non capisco.
Sì, ma siamo messi in una chiavica, fra. Oh no, adesso ho lo scudo e pure la spada. E che? E che faccio? Io sono morto qua. Sono morto, dai. Vai, Soros. Ma non volevo adesso lo stremo, mannaggia il cazzo. No. No, avrei parato. No, ma è ingiocabile quando sono così. Cioè non... Appena mi muore qualcuno in sta boss fight io non posso più fare niente. Ho sbagliato. Non ho sbagliato in realtà. Che non mi, non mi teneva lo shuriken come volante. Però va bene. È un casino. È un grosso casino perché io non posso attaccare melee e un sacco di attacchi non li posso parare. Quindi è tutta una merda. Aspetta. Non l'ho capita questa, ma va bene. Io continuerei con l'Ars Belli sinergica. Dato una sega. Io non so cosa stia succedendo attorno a me. Non ho modo. O attacco gli avversari oppure capisco cosa sta succedendo. Però a questo punto forse davvero mi conviene. Ah, aspetta, qua è stato l'errore mio, mi sa. Perché io posso semplicemente avvicinarmi a loro, ora che ci penso. No? Ha più senso sta cosa, mi sa. Non funziona, va bene. Mi è arrivato addosso lui, grazie. E vediamo che dobbiamo fare, eh. No, no, vedi, perché ogni tanto è lo shuriken torna, ma io non l'ho chiesto. Ma la dispersione fiammante ha senso adesso? Sì, ha senso, dai. Forse no. Forse ho fatto un po' una cazzata. Ok, nice. Hmm.
Beh, comunque ci siamo arrivati molto meglio, messi molto meglio rispetto a prima, eh. Abbiamo Soros. Io non ho capito cosa sta succedendo. Cioè non riesco più a... non riesco più a mirare lei. È morta? Come funziona? Boh. Non comprendo. Non mi è per niente chiaro cosa sta succedendo. Perché io non posso più mirare. Ah, ecco, adesso posso. Mille HP mi ha tolto, bello. Senti, ma se ti brucio e basta, facciamo prima, no? Oh, nice. Soros, vai, turbine segreto. Ancora non muore, sta qua. Pensavo fosse l'ultima fase. Che cazzo devi diventare ancora? Che cazzo devi diventare ancora? Fatemi curare, fatemi curare, fatemi curare, fatemi curare. Ok. Ok, posso attaccare Scarlet, questo è l'importante. Olè. Bravi tutti, bravi tutti. Finita? Not nearly mobile enough. Should have known those actuators weren't up to the task. Time for an overhaul. Però ci sa fare, devo dire. My, my, my. How the tables have turned. Deep ground. Che cazzo è sto coso? Che è? Sleep well. Vice. Vice? I digitali, i data, anche qui no, però Nomura, dai, ti prego. È una roba che c'era anche nell'originale. Questo in che modo si ricollega a questa scena? Tell us.
Is this how it's done in Wutai? You just howl until you get what you want. That's enough, Sonon. I got this. All right, lady, out with it. Tell us where you're hiding the new materia. Don't play dumb now. We know you've been cooking up something super powerful. Well, well. Wutai must have some highly skilled intelligence operatives. That, or we have a mole in our midst. What was? I'll check on it. All right, but make it quick. You are correct that we're in the process of creating an exquisite new materia. However, it is far from complete. Yeah, oh. Right. You must think I'm stupid. Would I lie to you? Regrettable though it is, other plans have been deemed a higher priority. What other plans? Tipo il fatto che stanno facendo saltare in aria due reattori? Well, just between you and me, my colleagues and I are going to drop plate number 7 on the slums. And then we're going to blame it on Avalanche and Wutai. I don't get it. You're gonna drop a plate? And? Che vuol dire end? Ah, forse lei non ha ben presente la geometria. L'architettura del settore 7. Non era questa la boss fight finale? Ero convinto che questa fosse la boss fight finale. Non so se sia un bene o no, onestamente. Cosa che va in fiamme nel frattempo. Ok. Che succede qui? Questi che cazzo sono? C'è arrivato. C'è arrivata. Deep ground, ok. Diventare invisibili i pezzi di merda? O svanisco, non capisco. No, l'ho mancato, porca puttana. Ma perché non riesce a fare pochissimo in più? Un soffio di gittata in più. Ma cazzo, ancora? Ma io non ho più mana. Ma appena finito la boss fight potevi darmelo una cazzo di panchina. Che ha detto? Lasciano andare così? Ah no, simulatore. Ok. Oh, una panchina finalmente. Con 5 di mana, mortacci loro, mi hanno fatto combattere. Ciao, vado un attimo in bagno, man. Arrivo a brevissimo.
Rieccomi. Hai qualcosa di bello per me? Grazie. Bene, e che dobbiamo fare qua? Niente? Possiamo riprovare a uscire? Come l'impressione che non ce lo farà fare. Già, immaginavo. Meaning we're trapped. I want them to suffer. Ah, un altro boss fight. Pain Sensation Max, ok. The rest I leave to you. Ah, è arrivato Nero. Pain sensation level set to maximum. What was that? They figure we need a challenge. We're worried for a world of hurt. Ah, sono i cazzilli. L'hai già detto. Ma è un mondo virtuale, Yuffie. Io non mi ricordo a cosa sono deboli loro. Ah, un cazzo, perfetto. Nice, li abbiamo presi tutti e due. Molto bene. Senti, vaffanculo, facciamo così. Che cazzo è sto coso? Lettura da bolica debole a ghiaccio, lui debole a niente, perfetto. Bello. No, ma... vabbè. Presa forzata, grazie. Ninjutsu Gelido. Chi è che ha? Perfetto. Tu hai solo Fulgor, ma davvero? Ma sei inutile, cazzo.
da quanto lontano mi ha preso. No, sbagliato, eccolo qua. Ok. Ma non gli stiamo facendo niente. Beh, ok, poi gli abbiamo fatto, dai. No, non barrierarti, pezzo di merda. Lui si teletrasporta dietro di me. Ma non ho ghiaccio? Perché sono scemo e li ho tolti, vero? Sì. Mi sa che è proprio questo il motivo. Sono scemo e li ho tolti, cazzo. Ogni tanto sparisce lo shuriken, non capisco. Che fastidio. Calcio anfibio, no, è diventato è stato frugato. Porca puttana. C'era scritto recupero shuriken però. Questa volta c'era scritto recupero shuriken. Come la mettiamo? Eccolo là. Secco così. E ci saluta anche il sistema di proiezione, mi sa. Ma quanto dura ancora questa parte? E sono quasi 4 ore che ci stiamo giocando, eh. Ah. Salviamo. Ah no, siamo solo a 3 ore? Ero convinto molto di più. Ma abbiamo fatto tipo 2 ore e mezza ieri sera di... Vabbè. Iniziare il Zviet field test. Zviet. Non credo. Ce l'abbiamo messa tutta. Sono già morto? Perfetto. Durato un po' questo fight. Io ci provo con l'analisi, ma so che sarà uno spreco.
Non è debole a niente. Ha solo resistenze sto tizio. Però prende il cazzo facile, eh. Prende il cazzo facile il signorino. Soros, aiutami! Non credo che mi abbia aiutato. Soros, devi fare di meglio però, eh? Che fa? È finita? Mamma mia, se è una boss fight di Kingdom Hearts questa. Fatta e finita. Senti pure la soundtrack, cazzo. How dare you? How dare you stand in my way? Soros. Non me! Soros! Eccoci qua, sta già crepando. Mi sono manco sbattuto a curarlo perché sarebbe, sapevo che sarebbe finita così. Oh, mi ha mancato il culo. No, 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 scusami, non siamo ancora... No, pezzo di merda. No, come? No, sprint però, dai, fra, fai il serio. Ma mi sta scannando... Cos'è che mi che sta perdendo vita? Cioè, che cos'è che mi sta facendo perdere vita? Ah, mi sta drainando? Ok. Vabbè, solo se è morto, va bene. Non ho ben capito la logica dietro questa cosa, però sembrava quasi scriptato. Aspetta, no, in realtà se mi va di culo, forse... Ok, lo riesco a stremare. Usiamo entrambe le abilità segrete. Ci sta. Ok. Ok, più o meno ci siamo. Più o meno ce la possiamo fare. Pure. Non vale, non vale, dio cane, non vale. Non vale, stavo cercando di prendere l'aggro, ma non andava.
Sono stato scammato dal cazzo di gioco. Sono stato scammato. No, me l'ha annullata. Va bene. Che faccio? Non faccio niente. Io non ho capito cosa devo fare. Che cazzo succede? E quindi che devo fare? Fammi usare l'etere, va. Mi è chiaro cosa io debba fare per giocare adesso. Solo se lo lascio morire, immagino. Non capisco cosa devo fare. È invulnerabile. Io uso l'etere. Anzi, la cosa di finisce, ti fotto. Fatto niente, perché comunque mi fai più danno tu. Ma che devo fare? Oh, attenzione, oh, attenzione. Attenzione, posso giocare? Posso ricominciare a giocare? Posso divertirmi pure io? Per mezzo secondo. Sparatoria addirittura. Sì. Mi corro. Io corro, non me ne frego un cazzo. Fottiti. Un po' bruttina qua la boss fight, devo dirlo, Ma poi mi perde in continuazione il l'aggro. Soros è morto di nuovo. Ma fa cagare sto combattimento, posso dirlo? Ah, adesso non è più resistente. Non ero dentro, ma va bene. Cosa di finisce su Soros di nuovo? No, vaffanculo. No, mi ha preso. Vabbè. Vai, Soros, veloce. Colpirti, però vaffanculo, non lo so che succede qua. Io ve lo dico già da adesso, se perdiamo sta boss fight e devo ricominciarla da capo, ce la guardiamo su YouTube, eh? Cioè ci guardiamo tutto il resto del gioco su YouTube, perché è proprio... mi rifiuto categoricamente di giocare questa merda una seconda volta. Non ho vita. Non ho vita. Che devo fare? Non è... Non vedo dove sto andando. Non vedo dove sto andando. Sto perdendo vita alla velocità della luce. Perfetto. Ce lo guardiamo su YouTube. No, no, no. Non me ne frega un cazzo. No, mi rifiuto categoricamente. Mi rifiuto categoricamente di rigiocare questo schifo di boss fight. A posto così. No.
Mi rifiuto categoricamente di giocare questa merda, perché è vergognoso. È davvero la boss fight peggiore che io abbia visto nel gioco. Specialmente considerando che io Soros non lo posso utilizzare quando mi grabba Yuffie. Cioè, è proprio stupido. Proprio stupido tutto quello che hanno fatto in questa boss fight. Così. Set, remake, intergrade, playthrough. È proprio stupido. Stupido in culo. Ma è... una boss fight che per la metà del tempo non lo puoi attaccare. Vabbè, posto. Bravo, finito. Ci guardiamo in inglese, mi spiace. Facciamo così, così diamo anche i credits a chi ha fatto il video originale. Però imbarazzante forte. Cioè, non ha senso di esistere sto combattimento. Tutto il resto era funzionato così bene. Funzionava così bene sto DLC. Così bene. Come hai fatto a rovinarlo all'ultimo combattimento, Dio caro? Come hai fatto? Quelle erano le prime tre note di Dearly Beloved, ma va bene. Non mi dire che muore. Non mi dire che muore. Che l'ha ammazzato? Ah, lui? Ma aveva anche una spada? Non ci ho fatto caso. Non stava attaccando con la spada durante il fight. Lo rivedremo, Sonon? Minchia, il primo che muore è proprio lui? Con tutti quelli che già dovevano crepare, ci rimane secco Sonon, poraccio. Oh wow. Ok, no, se vede la sorella vuol dire che è davvero morto. Pensavo fosse una di quelle robe in cui, sai, fanno finta di ucciderlo, ma poi alla fine non muore davvero. Invece c'è rimasto proprio secco. Non è riuscito a masticarlo. Però in effetti somiglia a Yuffie, la sorella di Sonon.
Ok, l'ha risucchiato in qualche modo, quindi probabilmente lo rivedremo. E qui è quando c'è la caduta, il crollo del... Sì. Don't think I can do this alone. Ci ha rinunciato, boh, basta, mi ha chiuso. The amazing Yuffie wants you. Join her team and the sky's the limit. È carina. E vabbè. Questo... Ah no, aspetta, il cazzo, c'è... C'è la parte segreta. Oh, vediamo un po'. Hey Barrett, were you really walking the whole way? Yep. Calm's still pretty far, though, isn't it? Another full day, give or take. Thank you. Question. When my mom says a full day, she means from the time you get up in the morning till the time you go to bed. But for me, it means from the time you get up in the morning all the way through till the time you get up the next morning. So, which is it for you? Gotta go with Elmira on that one. Beh, almeno quello. That's a relief. Is it though? Cloud, bet you've had to hoof it from sun up to sundown tons of times. This is all just same old, right? That's right. Circa. So, we're all gonna need to stop and rest. Especially you. Yeah, yeah, I know. Anyway, marching into the unknown ain't easy. But don't worry, because I'm here to lead the way. Grazie Bart, gentilissimo. Of course it is. All right everyone, let's stop here for a minute. Leader's orders. E da quando sei leader? Breathe in that fresh air. Actually, scratch that. Perché? Let's save it for later. When we're not so close to mid. Ah, ok. C'è ancora la puzza. Che dire? Pesantuccia come finale, però, eh. Addirittura entrambi i pollici. Ok. Bravi che mettono le ragazze a fare pit stop. Big brain time, cazzo. No way, a car. Nice.
Ok. No, che carino. Giustamente, le ragazze viaggiano davanti. Mica scemo il vecchietto. Sorry about that. No need to apologize, ma'am. Giusto, giusto. Ci sta, ci sta. Il vecchio ne sa. Che carini che... che canticchiano le varie canzoncine del gioco. Chissà perché hanno messo questa parte come finale segreto della parte di Yuffie. Look at that. Io avrei messo come inizio del secondo capitolo a questo punto. Where's a roof when you need one? Gonna be okay? Should be, but weird. My stomach's in knots. That's its way of telling you it's hungry. Non funziona così, Barrett. Non funziona così. Ma che senso ha mettersi le mani sopra la testa quando piove? La logica? Ah, la chiesetta. Che... perché siamo qui? Oh! Been a while, huh? Ma? Long time no see. How you been? Listen. Hey. I'm back. Oh fuck, sono tutti rifugiati. Qualcosa non mi torna, però. Aerith? Qualcosa non mi torna. Qualcosa non mi torna di tutto questo. Vabbè, te lo puoi tenere, direi. A posto così. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Nonostante tutto, ce l'abbiamo fatta. Siamo riusciti a concludere questo Final Fantasy VII Remake. Compreso l'episodio di Yuffie, io lo considero come finito, perché la boss fight l'abbiamo quasi terminata, nonostante fosse una merda atomica. Che è un peccato, perché tutto il resto lo stavano facendo davvero bene nel DLC di Yuffie. Mi è piaciuto davvero tanto come hanno gestito il nuovo sistema di combattimento. Speriamo mantengano questa intelligenza anche nel secondo capitolo, che uscirà ormai fra 2 giorni, quindi noi probabilmente venerdì sera lo giocheremo insieme. E niente, penso di aver detto tutto, tranne che più vedo Zack, più continuo a non capire cosa sta succedendo nel mondo di Final Fantasy VII. Perché manca proprio tutta la parte... Ci sono 2 Buster Sword. Ci sono 2 Buster Sword. O ci sono 2 Cloud con 2 Buster Sword, che è ancora peggio. Non, vabbè, non mi torna. Spero che a un certo punto si capirà qualcosa. Signore e signori, un bacione. Grazie mille a tutti per essermi stati vicino questo duro, lungo percorso. E niente, ci becchiamo alla prossima con il secondo capitolo di Final Fantasy VII Remake. Ciao belli.